Abbiamo visto l'altra lezione alcune caratteristiche dei gas, perché lo ripetiamo in questo capitolo, anzi proprio già oggi inizieremo a vedere alcune leggi dei gas. Prima di fare questo, proprio agganciandoci all'ultima cosa vista ieri, ricordate il piano di Clapeyron, che è né più né meno, riduciamo qui, che è un piano cartesiano, dove abbiamo la pressione in funzione del volume. Allora, la pressione è l'asse delle ordinate, invece il volume è l'asse delle ascisse. Se volete, la V è la variabile indipendente, invece questa è la variabile dipendente. Va bene? Perché in un sistema cartesiano, quello che sta sulle ascisse, l'asse orizzontale, è sempre la variabile indipendente. Quello che mettiamo sull'asse delle ordinate, quello verticale, è invece la variabile, ha chiesto lui, la variabile dipendente. Ok? Dicevo, sul piano di Clapeyron, come possiamo rappresentare queste trasformazioni che adesso andiamo a vedere? La prima che vediamo, una trasformazione isoterma. Allora, il termine iso, l'avete sentito? Avete un'idea che può significare secondo voi? Significa una cosa molto semplice, significa stesso, stessa, isoterma, quindi stessa. Stessa temperatura. Una trasformazione isoterma, tradotto in parole semplici, siccome ha la stessa temperatura, che significa che la temperatura non cambia. Quindi possiamo dire T uguale costante. Va bene? O T piccolo o T grande. Cerchiamo di rappresentare questa cosa sul piano di Clapeyron. Quindi pressione in funzione del volume. Beh, sul piano di Clapeyron uno dice: ma aspetta, c'è la pressione, il volume, non c'è la temperatura. Come faccio a rappresentare una trasformazione di questo tipo? Senza adesso addentrarci nei motivi, insomma, anche matematici che portano a questo tipo di grafico, oppure perché lo vedremo tra un attimo con la legge di Boyle, il grafico che rappresenta una isoterma sul piano di Clapeyron è un ramo di iperbole che è fatto così. Come si traduce questa cosa? Questo ci interessa. Man mano che aumenta il volume, la pressione diminuisce. Perché vedete, immaginate in questa prima situazione, no? La pressione era questa. Man mano vedete che cosa fa la pressione? Sta diminuendo. Ci siete? Quindi c'è questa relazione matematica che si chiama di inversa proporzionalità. Infatti, quando raddoppia il volume, la pressione è giusto dimezzata, triplica il volume, la pressione diventa una terza parte. Come si rappresenta l'inversa proporzionalità in matematica? E questo è un concetto che farete, se non quest'anno, il prossimo anno, con un ramo di iperbole. E l'iperbole, vedete, tutta lì, perché dico un ramo? Perché l'iperbole, se la dovessimo rappresentare, c'ha due rami, quelle due curve che ho rappresentato lì. A noi interessa solo il ramo positivo, ok? Perché è negativo, no? Perché pressione negativa che significa? O volume negativo, non avrebbe senso, capito? Mentre in matematica esistono numeri positivi e negativi, ma volume per noi più, meno che zero non può essere un qualcosa, no? Non può essere volume meno 2 centimetri cubici, non ha senso. Ecco perché questo ramo non ci interessa.
Quindi una trasformazione isoterma, o meglio, dove la temperatura non cambia, va bene? Viene rappresentata con un ramo di iperbole. La curva è quella lì che fa quella rossa. Ragazzi, lo ridiremo tra poco con la legge di Boyle. Uno dice, come si fa una trasformazione isoterma? Vedete questa siringa? Io sto facendo una trasformazione isoterma, cioè sto man mano riducendo il volume, e più si riduce il volume, e più aumenta, significa che sta aumentando la pressione. Mo non mi ricordo, però c'è con sta siringa non ci riusciamo. Vi ricordate la siringa che ho rotto 2 anni fa? No, 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 qua è diverso. Nella siringa c'è già un po' di acqua, qualche piccola. Allora, quando comprimo molto, vedete, esce il fumo perché si sta mischiando ossigeno con un po' di quell'acqua e quindi fa questo effetto. Ma infatti, se fosse totalmente asciutto dentro non l'avremmo visto. Prende quell'aria, verrebbe ridotta a una gocciolina di liquido, non di acqua, perché non è che l'aria può diventare acqua, ma la vedremmo liquida. Oh, del resto, come il gas compresso nell'accendino. Sempre aria, cioè, nell'andare ad analizzarla eventualmente, anche se, cioè, per analizzarla devi estrarla da lì, quindi torna a essere aeriforme. Perché se noi sbattiamo l'accendino per terra forte scoppia? Allora, ragazzi, non è che scoppia, è che quel gas esce di colpo e fa quel rumore, no? Perché sta rivincendo, cioè la pressione che sta dentro fa in maniera che semmai rompe una della parete, nell'uscire fa quel rumore, però non è scoppiato nel senso di con una scintilla, perché sennò vedremmo una fiamma, capito? Quello è l'effetto che vedi. Cioè, in uno sbalzo così repentino da una pressione enorme che c'ha dentro a una minore che è quella atmosferica, fa questo rumore, diciamo così, che possiamo anche chiamare scoppio, ma non è. Cioè, per noi scoppio significa che c'è un innesco, una scintilla, e quello fa una sfiammata. Va bene? Quindi le isoterme sono rappresentate in questa maniera. Poi un altro tipo di trasformazione, trasformazione isobara. Stessa pressione. Per memorizzare questa cosa, ragazzi, ricordatevi che tra le tante unità di misura usate della pressione, ricordate il Pascal, le atmosfere, ricordate che ogni 10 metri di profondità nel mare aumenta un'atmosfera, una delle tante unità di misura. Adesso i sub, come fanno ad esistere quando sotto? E va bene, è questione. Allora, puoi andare fino a una certa profondità perché sennò poi vieni come schiacciato. Anche sottomarini, infatti, più di Sì, prima sì, non sì. possono andare. Però una delle tante unità di misura utilizzate, sono tutte equivalenti ovviamente, è il bar. Va bene? Quindi questo vi può, quindi isobara, stessa pressione, perché sennò bar con pressione sembra non esserci nessun legame. Va bene? Quindi questa è una trasformazione in cui adesso è la pressione a rimanere costante. Ok? Può darsi, non lo so, Valio, non ho mai sentito prima. Vediamo sul piano di Clapeyron come si traduce sta cosa. E qui mi piacerebbe che rifletteste anche voi. Secondo voi, vedete, noi la pressione adesso ce l'abbiamo sul piano di Clapeyron. Come posso rappresentare una cosa che rimane costante? Una linea dritta. Una linea? No, Cioè, orizzontale. Perché vedete una cosa? Diciamo che l'atmosfera è un'atmosfera, due atmosfere, quello che sia. Se rimane costante, cioè come a dire, pure che cambi il volume, lui rimane sempre lo stesso. Allora, vedete, se io non la disegnate, la disegnassi così, significherebbe che sta aumentando. Se io la disegnassi così, significherebbe che sta diminuendo.
Invece, come faccio a dire che è costante? Una linea orizzontale. Ci siete? Perché, vedete, l'abbiamo scritto, quindi isobara, stessa pressione, abbiamo pure scritto, cioè la pressione in quella trasformazione rimane costante, e questo lo tradurremo con una delle due leggi di Kelly-Ussack, e il modo per rappresentarlo sul piano di Clapeyron, cioè dove c'è pressione e volume, è una linea orizzontale. Ok? Il terzo tipo di trasformazione è la trasformazione isocora. Beh, isocora, questa, ragazzi, non mi chiedete quel cora perché è legata al volume, perché sarà qualche termine latino, greco, non lo so, però significa stesso volume. Quindi V uguale costante. Piano di Clapeyron. Quindi è una trasformazione in cui il volume viene mantenuto costante. Mo ragioniamo sul disegno, sul grafico. Se la pressione costante è una retta orizzontale, il volume che rimane costante, immaginate che il volume della mia trasformazione è questo. Come sarà? Una linea verticale. Vedete, la pressione può aumentare. Ok? Ma il volume rimane quello. Giusto per darvi un'idea di come si fanno queste trasformazioni, perché sulla prima l'isoterma ve l'ho data, basta, vedete, questa banale siringa la chiudo davanti, premo piano piano, sto facendo un isoterma, mi accorgo che è un isoterma, cioè stessa temperatura, perché c'è qualche fornelletto qui che gli dà calore, quindi nel gas, e quindi l'aria che sta nella siringa, se la temperatura era 20 gradi, quando io comprimo, quando rimane la temperatura? Sempre 20. Allora, per cambiare temperatura c'è qualcosa che deve fornire calore, o no? Va bene? Quindi questo deve esservi chiaro. Ogni volta che parliamo di variazione di temperatura, c'è qualcosa che fornisce, o se vogliamo, sottrae calore. Qua, siccome in una isoterma non c'è un fornelletto, la temperatura rimane costante perché nessuno dà calore. Invece, come si fa l'isobara, quella a pressione costante? Beh, per darvi un'idea, immaginate questo contenitore, no? Con un pistone che giù dentro ci mettiamo un gas, che può essere pure l'aria. E qui un pistone, un po' come per la siringa. Le macchine, come no, che dà una pressione costante. Sapete come si fa a dare una pressione costante? Si mette sopra quel... Oh, ascoltate, ragazzi. Si mette sopra quel pistone un peso di 1 chilogrammo, per esempio. Vedete, il disegno è semplice da fare. Questo è il coso. Io ci metto sopra un pistone, no? Che lo chiude perfettamente. E qui sopra ci metto, ad esempio, 1 chilogrammo. Siccome quel chilogrammo si traduce in una forza peso, no? 1 per 9,8, mi darà una pressione costante. Allora, se io mi mettessi con la mano a spingere, inevitabilmente, che ne so, se sentissi sollevarsi quel pistone, tenderei a mettere più pressione, non vi pare? Invece, se io ho messo un pesetto sopra, qualunque cosa accada nel gas, la pressione che gli sto dando è costante, pressione esterna. Ci siete? Mo che viene fatto qui? Immaginate che c'è un fornelletto con la fiamma che gli dà calore. Vedremo che questo farà sì che il volume aumenti. Però la pressione che gli ho dato è costante. Terza situazione, isocora, quindi volume costante. Immaginate lo stesso sistema, ma adesso quel pistone non lo metto con un pesetto, ma lo metto con un fermo, immaginate questo è il pistone, un fermo che blocca la chiusura del mio contenitore.
Quando fornisco calore da qua sotto, con il mio fornelletto, lui che cosa tenderebbe a fare? Ad aumentare il volume come prima, no? Ma se sta bloccato il pistone, il volume può aumentare? Quindi ho creato una isocora. Qui mo, là dentro aumenta la pressione. Vedremo poi, ripeto, mo le sto solo accennando, le rivedremo tutte e tre con calma. Però già per darvi l'idea di come si fa una trasformazione isocora, isobara o isoterma. Quindi, avendo bloccato il pistone, anche se fornisco calore, quello lì tenderebbe a farlo salire, ma se tu l'hai bloccato con un perno, con una cosa, il volume è costretto a rimanere quello. Va bene? Vedete, voglio, con questi tre espedienti pratici si ottengono trasformazioni isoterme, isobare e isocara. Ci siete? Quindi per darvi già l'idea pratica, dice, vabbè, ma sta trasformazione come la posso fare se la dovessimo fare materialmente? In questo esatto modo. Va bene? Queste sono le tre tipi di trasformazione. Poi c'è, se vi ricordate, noi avevamo visto anche la diabatica, che mettiamola pure qui, trasformazione adiabatica, dove effettivamente, ragazzi, la temperatura è costante. Uno potrebbe dire, ma allora è come un isoterma, vi ricordate che dissi che assomiglia a un isoterma, ma non lo è. Infatti sul piano di Clapeyron, sapete che succede? Che se ad esempio questa qui è un isoterma, però mettiamolo adesso, isoterma, una trasformazione analoga ma adiabatica sarà ad esempio così, adiabatica. Cioè assomiglierà a un ramo di iperbole, ma non sarà un'iperbole. Vedete, sarà anche molto vicina, perché vi ricordate la diabatica come si ottiene con la siringa? Con una pressione veloce o una espansione veloce. Invece quando comprimo piano piano, questa è un'isoterma. Vi ricordate sta cosa? Quindi assomiglia all'isoterma, perché anche qui non c'è un fornelletto che agisce. Però quando vai a premere repentinamente, stai facendo una trasformazione adiabatica. Il grafico com'è? Beh, perché l'ho disegnato, vedete, vicino a un isoterma? Perché se no, se avessi disegnato solo quello viola, avresti detto, vabbè, è tale e quale all'iperbole dell'isoterma. Invece, come dire, si avvicina molto e ci aspettiamo che non ha un andamento totalmente diverso, no? Però non è lo stesso, questo è l'importante. Ok? Quindi, in questo modo, ragazzi, abbiamo descritto le tre più quest'ultima, le quattro trasformazioni che vedremo nel vedremo subito dopo, che nel corso dell'anno, sì, con le leggi di Boyle e le leggi di Kijakazi, che poi studieremo a parte la legge sulla diabatica.